Cari amici voci dal Cilento, bentrovati all'appuntamento con l'informazione, un appuntamento dedicato a Roscigno e al successo della 10ª edizione di Roscigno Fest, festa dell'asparago selvatico, che si è tenuta dall'1 al 5 maggio a Roscigno in piazza Resciniti e che ha previsto naturalmente la degustazione di tanti piatti a base dell'asparago selvatico, una tipicità di questo paese, ma anche visite guidate al borgo abbandonato di Roscigno Vecchia e l'area archeologica di Montepruno. Grande successo naturalmente nonostante l'inclemenza del tempo in alcuni giorni. Abbiamo raccolto la soddisfazione del sindaco Pino Palmieri. Sindaco, si è conclusa questa 10ª edizione al di là del tempo che ha in qualche modo ostacolato la perfetta riuscita di questa manifestazione, possiamo dire credo che sia andata bene. Ma quello si racconta che dopo la pioggia c'è il sole e il sole permette di far crescere gli asparagi, quindi potremmo anche pensare di ripeterla quest'anno. Però a parte gli scherzi è stata una buona manifestazione. Il 1° maggio abbiamo avuto una grande adesione, abbiamo avuto tantissima gente, hanno potuto apprezzare sia i prodotti enogastronomici ma anche conoscere il nostro territorio, Roscigno Vecchio e Montepruno. Purtroppo, ahimè, questo fine settimana non è stato dei migliori, sabato e domenica, però comunque abbiamo avuto la possibilità di lavorare su un progetto che cercheremo di potenziare il prossimo anno. Tante persone hanno collaborato a questo evento, dalle signore della cucina ai ragazzi, insomma davvero c'è stato un coinvolgimento a 360 gradi. Ma queste sono iniziative che nascono proprio per coinvolgere tutta la comunità, comunità fatta dalle associazioni del posto, Terra Mia, Roscigno Più, la Proloco, Roscigno Vecchia, i ragazzi del servizio civile, i dipendenti comunali e tante persone che in modo volontario hanno dato un contributo serio a questa iniziativa che è abbastanza riuscita quest'anno, anzi ci siamo migliorati e dobbiamo migliorarci, è un'iniziativa che dobbiamo mettere a sistema, dobbiamo cercare di fare impresa intorno all'asparago, ma non solo, si può costruire impresa e soprattutto dare risposte di lavoro. Noi ci siamo e quello che ci occorre oggi è un sostegno da parte degli organi sovracomunali, Regione, Stato, devono permetterci di poter lavorare, perché i sindaci e le amministrazioni di questo territorio si impegnano giornalmente per trovare le risposte, però non è sufficiente, a noi serve un sostegno forte da chi sta al governo e da chi comunque può incidere nelle scelte politiche e soprattutto legislative. Maggiore attenzione soprattutto per la viabilità, un tema su cui lei si batte sempre. Beh, ahimè, non voglio diventare retorico, però purtroppo la viabilità ci penalizza. Io non sono per le autostrade sul nostro territorio, ma già poter percorrere una strada in sicurezza e ben mantenuta potrebbe essere già una soluzione. E il fatto di avere strade efficienti e nello stesso tempo percorribili permettono anche di poter avere un'ottima riuscita di queste iniziative che portiamo avanti. E ora sentiamo il vice sindaco di Roscigno, Bruno Ruotolo. Devo ringraziare tutta quanta l'organizzazione, gli sponsor e soprattutto voi commenti televisivi e radiofonici che ci date la possibilità di poter arrivare a tanta gente per questa iniziativa. Tantissima gente che non soltanto ci onora ma ci fa piacere perché tutti quanti indistintamente si sono andati a visitare Montepruno e il borgo di Roscigno Vecchio, che ci permette di poter conoscere le nostre eccellenze, cominciando dal palato per finire al gusto della cultura e delle tradizioni. E infatti insomma state facendo un ottimo lavoro per la valorizzazione di questo aspargo, insomma dalla semplicità viene fuori poi un progetto importante, perché insomma un domani intorno all'asparago si può davvero fare un ragionamento anche di tipo economico. Soprattutto questo, noi come amministrazione e come esponenti diciamo della gestione della cosa pubblica, il nostro interesse è quello di promuovere il territorio, promuovere le nostre eccellenze, far sì che questa raggiunga quanto più possibile persone a livello nazionale e oltre, ma anche dare l'opportunità a tanti giovani, a tante persone di poter avviare delle iniziative che possono permettere di lavorare, di avere uno sviluppo economico e a tutto il territorio, perché non ci dobbiamo dimenticare che il nostro desiderio è quello di coinvolgere le eccellenze sia di prodotti, sia di persone, di risorse di tutto il nostro territorio che è il Parco Nazionale del Cilento. Tra
i principali sostenitori dell'evento la BCC Montepruno. Sentiamo il direttore generale Michele Albanese. Beh, la nostra banca è risaputo, valorizza i territori in tutti i modi. Poi quando si tratta di Roscigno, diciamocela tutta, è un senso di riconoscenza anche verso quei territori che ci ha visto nascere, ci ha visto crescere e nello stesso tempo ci ha portati dove siamo. Fare un'iniziativa del genere significa veramente rivalutare quello che è un territorio stesso. Lo facciamo insieme al Comune di Roscigno in una manifestazione importantissima. È nata così quasi per scherzo, ma oggi riveste quasi un carattere di carattere nazionale. Quindi è importantissimo valorizzare non solo il prodotto, ma i nostri territori. A Roscigno non c'è solo Roscigno in quanto festa della Spada, come possiamo avere la possibilità di visitare Roscigno Vecchio, abbiamo la possibilità di vedere gli scavi di Montepruno. Sono tutti elementi che ci portano a poter affermare, senza poter essere smentiti, che è un territorio che merita e che va sicuramente rivalutato. Abbiamo bisogno ovviamente di aiuti e la nostra banca non può che stare vicina a questa iniziativa, non solo dal punto di vista economico, ma anche cercando di trasmettere e di dare quella fiducia alle persone che vogliono assolutamente impegnarsi su questa nostra zona. È una zona povera, è una zona che tende a svuotarsi e noi dobbiamo cercare anche con queste iniziative di evitare tutto ciò. E tra gli sponsor anche Virginio Albanese della Biochimica, abbiamo raccolto anche il suo parere. Ci sono stati 2 giorni di pioggia e hanno impedito un po' che la sagra o la festa avesse tutto questo successo, però tutto sommato adesso si sta vedendo la presenza di qualche persona che partecipa a questo evento che ha soprattutto lo scopo di valorizzare quello che è un prodotto locale, l'asparago selvatico di Roscigno. Già veramente questa siamo alla 10ª edizione e vedo che quest'anno sta avendo veramente più successo. Ed ora un viaggio nelle cucine della sagra dove sono state realizzate le tante pietanze che i tanti ospiti hanno potuto degustare. A compiere questo tour un inviato d'eccezione, Carmine Cardinale, leader della Cardinale Group, naturalmente tra i sostenitori di questo evento, che simpaticamente si è prestato a questo tour nelle cucine. Qui siamo in uno dei locali adibiti alla preparazione di questa festa favolosa preparata dal caro sindaco Palmieri qua a Roscigno con l'aiuto di tutto lo staff, e ci troviamo proprio nel bel mezzo di queste bellissime signore preparatissime che si sono improvvisate cuoche, immagino, giusto? Lei mica cucinava prima? No. Allora lei qual è la sua specialità? Di che cosa in particolare sta a preparare questa sera? Fritti, calzone e pizzette fritte. Ci puoi spiegare esattamente come le fa, che cosa mette, quali sono gli ingredienti, qual è la particolarità di questi? Un misto di farina, olio, sale e lievito e acqua. E acqua, l'acqua non può mancare. Mi devi perdonare, non ho chiesto il tuo nome, diamoci detto Angela, che sono Angela. Angela è bravissima e si occupa solo esclusivamente dei fritti, sì, giusto? Sì. Adesso dobbiamo passare alla tua collega. La quale si chiama? Come Carmela. Si chiama? Carmela, che bel nome, Carmela. Ti chiami come me? Io mi chiamo Carmela. Piacere. Piacere, Carmela. Siamo allora, agli antipasti. Tu sei agli antipasti, sì, giusto? Abbiamo capicollo e formaggio, la frittata con gli asparagi, la bruschetta con gli asparagi e la pizzetta fritta con gli asparagi. Non possono mancare gli asparagi, che è la nostra la vostra specialità. Sì. Giusto, non giusto. Per niente si chiama la festa, sagra degli la sagra degli asparagi. Va benissimo. Quindi tu ti occupi esclusivamente degli antipasti. Sì. Vedo che li sai preparare in una maniera proprio divina, oserei dire. Infatti. Sei bravissima, Carmela, c'hai un bel nome, continua così, farei strada. Grazie. Va bene, grazie a voi. Grazie a te. Andiamo avanti, adesso passiamo alla signora che si chiama Marianna. Marianna, tu di che cosa ti occupi? Aiuto a preparare gli antipasti. Aiuto. Cioè non sei specialista? No, sono aiutante. Tu sei aiutante cuoco, aiutante cuoco. È un ruolo anche importantissimo. Sicuramente sì, sicuramente sì, un ruolo fondamentale, oserei dire, perché sennò diversamente loro non potrebbero andare.
andare avanti. Okay. Quindi complimenti, ti chiami sempre Marianna, sempre complimenti anche a Marianna. Quindi adesso passiamo all'altra signora qui presente, che è arrivata proprio in questo preciso istante. Di che cose ti stai occupando? Di assistenza. Assistenza in genere particolare, cioè in particolare assistenza al lavoro. Al dove lavoro. C'è bisogno di lavoro, io arrivo. Ho capito. E risolvo tante questioni. Guarda, puoi essere cortesemente un poco più precisa. Allora, le signore lavorano tanto dalla mattina alla sera. Immagino sì. Chi lavora all'antipasto, chi lavora a fare la frittata, laddove hanno bisogno, io arrivo per portare gli ingredienti. Ho capito. Quindi in effetti ti giri un poco presso i vari, oserei chiamarli stand, per organizzare, per dare una mano a tal personale. Sì. Bravissima, complimenti, un in bocca al lupo, continuate così, benissimo, grazie. Chiudiamo qui questo appuntamento di Voci dal Cilento dedicato alla 10ª edizione della festa dell'asparago selvatico di Roscigno. Da parte mia, Naveglia Salerno, e dall'associazione Voci dal Cilento, grazie per l'attenzione, a presto.